Ma questa è un'esperienza brutta per questa terra, è un'esperienza comunque che dimostra che abbiamo imboccato la strada giusta, è un'esperienza che dimostra che sono in difficoltà, è un'esperienza che dimostra che facciamo bene a togliergli i terreni, a togliergli i fondi europei perché li dobbiamo dare alle persone oneste, dobbiamo dare ai cittadini onesti, a quelli che non sparano, a quelli che raccontano le cose belle della Sicilia. E io sono qua perché la polizia mi ha salvato la vita. Io gli voglio essere grati, a loro, ai miei ragazzi della scorta, al dottore Manganaro. Voglio essere grato al questore di Messina che sta tutta la notte con me. Mi hanno consentito di rivedere i miei figli, mia moglie, ma mi hanno consentito anche di andare avanti e mi consentiranno ancora di più di continuare in quest'opera, insieme a coloro che di questa esperienza sono esempio e virtù di questa terra. Io non penso di essere esempio e virtù, io penso di essere un cittadino che fa il proprio dovere. Noi non vogliamo avere eroi in questa terra, vogliamo avere soltanto cittadini che fanno il proprio dovere. E se ognuno di noi fa il proprio dovere, forse ci saranno meno persone sotto scorta, meno persone che perdono la libertà, ma ci saranno anche meno mafiosi in giro che rubano i soldi e il futuro ai nostri figli. E guerra sia, altro che solidarietà. Scateneremo contro di loro una reazione che renderà la loro vita infernale. Ho chiesto l'intervento dei reparti speciali per controllare il territorio come cacciatori di Sardegna, che sono il reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri, per fare in modo che la loro vita quotidiana diventi un inferno. Mi ha chiesto anche l'aggressione ai patrimoni, bisogna sequestrare e confiscare beni e darle alle persone per bene, in modo tale che anche da questo punto di vista devono diventare delle persone disperate. Ecco perché sono qui, per dichiarare guerra alla mafia e per fare in modo che questo impegno continui.